tutto vero, è tutto vero a distanza di 45 anni, cioè nel 1976, quando ho lasciato la Sampdoria per andare a giocare altrove, a Catanzaro nello specifico, e dopo lunghissimi anni, devo dire la verità, sono tornato a quella che ritengo la mia casa, e con grandissima soddisfazione. È chiaro che mi sento in dovere di ringraziare coloro i quali hanno favorito questo mio rientro, il presidente Ferrero, l'amico Giovanni Vernizzi e magari chissà qualche altro amico che ha spinto la mia candidatura al rientro, però ripeto, non posso far altro che ringraziare chi mi ha voluto e mi ha dato questa grande opportunità. Quando sono andato via ero un ragazzino, avevo appena 20 anni e pensavo che un giorno sarei tornato, devo essere sincero, no? Però negli ultimi anni avevo perso un po' la speranza, perché l'età è avanzata e c'erano state delle occasioni che non si sono mai concretizzate, e invece finalmente è arrivata la chiamata giusta, al momento giusto, e sono riuscito a rientrare in questi spogliatoi in cui sono cresciuto calcisticamente, ed è stata veramente una gran bella emozione. Io nella Samp ho fatto tutta la trafila da 11 anni fino alla prima squadra, quindi insomma sono passati veramente tanti bellissimi anni, e ora così, diciamo che il cerchio si sta chiudendo nel migliore dei modi, e spero che di poter dare ai ragazzi quello che io ho avuto dalla Sampdoria. Sarebbe bellissimo per me vedere che qualcuno di questi ragazzi che ho cominciato ad allenare tra qualche anno arrivassero alla prima squadra e vivessero le stesse emozioni che ho vissuto io quando ho avuto la fortuna di esordire quel famoso derby del 74 con quel clamoroso gol di Marasca al 91esimo. Entrare in campo in una partita così importante, così difficile, e girarti verso la tua gradinata che fino a poco tempo prima era il luogo in cui tu andavi a vedere le partite, no? È qualcosa di inimmaginabile se non lo vivi proprio materialmente in prima persona, no? Per questo dico che ai miei ragazzi, e gliel'ho già detto al primo giorno in cui ci siamo visti, glielo auguro di cuore, però gliel'ho anche detto che nessuno ti regala niente. Devi pedalare forte, devi fare dei sacrifici, il calcio è un gioco per modo di dire, non basta essere bravi, ci vuole applicazione, ci vuole spirito di sacrificio, rispetto delle regole, e quindi insomma bisogna guadagnarselo, poi è chiaro che ci vuole anche un briciolo di fortuna e su questo non ci piove, però se vuoi arrivare in fondo, e lo auguro a tanti, ripeto, devi fare tanti tanti sacrifici. Sono cresciuto in una famiglia blucerchiatissima, se così si può dire, dai nonni, dal padre, da mio fratello, e sono cresciuto in un ambiente iper blucerchiato, e quindi questo senso di appartenenza l'ho sempre sentito mio, e deve essere il principio con cui i ragazzi che si approcciano a giocare in un campionato così difficile come sarà quello dell'Under 16, come quello dell'Under 17, 18, Primavera, eccetera, però questo sentirsi non un peso della maglia blucerchiata, l'orgoglio di indossare la maglia blucerchiata, di sapere che tanti giocatori importanti l'hanno indossata, e soprattutto che l'hanno indossata tantissimi genovesi hanno avuto l'onore e il piacere di indossare la maglia blucerchiata essendo tifosi. Io con orgoglio dico di essere uno di questi, e mi auguro che i miei ragazzi, e io farò di tutto per farglielo entrare nella testa il prima possibile, il più a lungo possibile, di avere per questa maglia un grande rispetto, un grande senso di appartenenza.